Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP. Ah, non sono partito, potevamo vedere imbattibile Marquez. Vince anche Marquez di nuovo. Rossi secondo questa volta e noi lì sempre. Vince Quel Tale Ale con KTM seguito da Rins e Vinales. Vabbè, Luti se non sbaglio aveva vinto anche l'altro. Vabbè, comunque siamo troppo sportiveggianti. No, vabbè, a parte le cazzate, andiamo a vedere le email. Ci dobbiamo montare la testa perché poi dobbiamo aumentare un po' di... Dobbiamo iniziare a cambiare un po' le difficoltà qua. Ciao Alex, hai corso una gran gara oggi, complimenti, sarà felice di saperlo che dopo aver battuto Carcurosando, la sua squadra segue i tuoi progressi da vicino. Se continuerà a guidare così forte potremmo sperare una loro proposta. Come ho detto anche prima. Grande piazzamento, i miei complimenti, continua così, ciao mare. Andiamo al prossimo. Vediamo. Jerez della Frontera. Sì, andiamo. Terza prova del mondiale, in realtà non ho visto quante gare siano. Non mi ricordo quante sono le gare del mondiale, adesso andiamo a vedere. No, maledizione. No, non possiamo vedere. Vediamo la classifica se ce lo dice. No, vabbè, non mi ricordo. Cos'altro c'è? Niente. Ok, laptop. Vediamo le altre email. Chi è l'avversario questa volta? Lo stesso di prima, Khairuddin. E team manager cosa ci dice? Qual è l'obiettivo? Primo. Bene, grazie. Sempre di manica larga proprio. Vabbè, andiamo a cambiare allora gli aiuti di guida e togliamo la traiettoria. Nessuno, perfetto. E iniziamo la gara. Cercando di non schiantarci naturalmente, perché adesso inizia ad essere importante anche questo. Non schiantarsi, visto che il nostro problema sostanzialmente è la staccata, il controllo della moto in staccata. Adesso, non sapendo dov'è la staccata, va da sé che qualche problemino potrebbe sorgere. Vabbè, questi li mando avanti, questi video, dai. Io come sempre, ragazzi, questi vabbè li sto registrando di seguito, però vi ringrazio anche qui in video perché spesso non riesco a farlo, cioè è impossibile, riuscirò a fare uno per uno durante, cioè con i commenti, quindi vi ringrazio, sperando che siate in Buongiorno, tanti a buongiorno e benvenuti in seguire Spagna. questa Siete serie e collegati anche con il circuito di le Jerez. Qui tutto è pronto per dare inizio al turno di qualifica che deciderà chi domani partirà dalla prima posizione sulla griglia di partenza. La situazione meteo non dovrebbe destare preoccupazioni. altre. Ok. Qui in Spagna dobbiamo cercare di togliere la vittoria agli spagnoli, ci sta poco da fare, cioè questo è il nostro obiettivo adesso. Vai. Perfetto, adesso sono cazzi. Ecco, diciamo che non è che si veda poi tantissimo la staccata, ma non credo avrò, facendo solamente un o due giri di qualifica, non credo avrò tempo di imparare la pista, però. Tira di freno posteriore, grande. Dobbiamo un po' andare d'istinto, che vi devo dire. Tra l'altro questa è stata, cioè questa gara già l'abbiamo fatta come prima di iniziare il mondiale. Certo, non è che mi aiuti a conoscere la pista perché non è che la conosco. Qualche pista, vabbè, la conosco, ma più che altro in titoli automobilistici. Non conosco più le piste dei giochi automobilistici, di alcune piste naturalmente. Qui nel moto mondiale un po' di meno ne conosco, forse quella che... Vabbè, il Mugello bene o male c'è anche in forza, quindi l'ho cazzi imparato a conoscere in forza. Motorsport, vabbè, Laguna Seca dai tempi di primo, oddio, non
so se era il primo Gran Turismo. Cioè, vabbè, comunque dai tempi di Gran Turismo, la... ricordo mai Gran Turismo, li ho giocati praticamente tutti, quindi non è che mi ricordi di preciso le piste. Le auto invece sì, infatti ricordo che il migliore è stato Gran Turismo 2 per PlayStation 1, con il suo parco auto e la... merda, qua abbiamo mollato una sgommata, con il suo parco auto e la customizzazione anche dei veicoli, come non si è poi più vista purtroppo. Vabbè, c'era la mitica 500, la vecchia 500, aspettate. Sì, poi lo so che c'era anche nel 5, però io direi di fermarci qua, più che altro perché ho dei problemi alla moto, cioè la voglio più reattiva. La moto non risponde come vorrei. No, la moto sembra strana quando sono a gas spalancato sui rettilinei. Non è tanto quello, è che magari non... aspetta, vediamo che mi dice qua. La velocità in uscita non mi piace per nulla. Sì. Cioè esci troppo lento o troppo veloce? Troppo lento. Abbassiamo il precarico posteriore. Settaggio delle molle più morbide. Accorciamento dei rapporti del cambio. Vabbè. Aumento del livello di sensibilità TCE del traction control. Vabbè, proviamo. L'hanno fatto, sì. Non è... perché come detto, qua con il fatto che non abbiamo le traiettorie, quindi magari devo frenare un po' prima e andare di testa proprio, fare un carpiato. Vorrei che almeno riuscissimo. Mi sa di sì, riesce meglio, mi sa. La ripresa sembrava un po' più sportiveggiante, quindi siamo sesti. Fino alla terza si sente che li hanno accorciati i rapporti. Naturalmente devo andare di cambio manuale per mettere le marce più brevi, perché in scalata sempre, perché in accelerazione faccio fare tutto a lui. In scalata qualche sfrizionata di ammolo io. Ok. Tanto qui rettilinei troppo lunghi non ce ne sono, quindi anche se hanno accorciato i rapporti va bene, perché come avete visto non arriviamo neanche a tirare la sesta, cioè ci arriviamo appena la sesta. Ok, piano piano. No, comunque la sento meglio la moto dopo queste modifiche. È una modifica positiva. Ok. Che questa curva è molto bastarda. Vediamo se abbiamo abbassato un po' il tempo. Anche no. Sì, un secondo però. Ah no, però ci ha riportato addirittura in testa. Vediamo un po'. Sembra strano. Si chiude qui questa sessione di qualifica. Mamma mia, pronto accesissimo, che ha visto 7 decimi, però è già più tesa, è già più tesa, attenzione. Che domani. Troppo sportiveggianti. Vai, vai. Andiamo in gara, vediamo che riusciamo a combinare. E il prossimo passo sarà aumentare la difficoltà, ma ci vorrei lavorare prima.
Magari ci facciamo qualche gara così, almeno accumuliamo un po' di punti di vantaggio, se poi ci inchiappettano Un saluto a brutalmente, tutti almeno gli se ne appassionati parla. del moto mondiale, la terza gara della Sì, stagione vabbè, è sta bel per... tempo. Pista calda, sta il sole, un po' di gnocca e via. Vai. Ma le ragazze ombrellino perché non ci sono, scusate. Ora che ci penso, mi è venuto in mente solo adesso, ma perché non ci sono le ragazze ombrellino che sono il fulcro del MotoGP? Vabbè. Guarda il tipo non si fa il tifo. Drogati. Cioè, guardate che partenza, cazzo. Hanno fatto delle ottime modifiche. Oddio. Poi noi facciamo il resto. Ora smettete di tamponarmi le chiappe. Scusa, vabbè, sono dettagli. Almeno abbiamo visto come la partenza sia estremamente sportiveggiante. Quindi nel caso lì. Oh, bella scusa, un attimo sui dettagli. Quindi nel caso. Vedete, riusciamo anche a. Non è vero. Stavo dicendo, riusciamo anche a combattere un po' meglio il rettilineo. Questo naturalmente. Chi se lo chiede, non so se c'è qualcuno che se lo chiede, ma anche se lo chiedesse, staccata only freno anteriore, only pinza anteriore, solo di frenata anteriore, poi posteriore come detto solo in percorrenza di curva, tipo no adesso no perché l'abbiamo fatta bene, però quando stai uscendo di traiettoria, beh non so che giro avevo detto. Oh, guarda, questi comunque fanno la, in teoria la fanno male la curva. Perché arrivano troppo forti a metà curva e si devono praticamente fermare e ripartire da zero all'angolo della curva. Quando io facendola così, cioè con la traiettoria giusta, frenando prima, come in auto, cioè si frena prima e la curva la fa in accelerata uscendo in velocità. Questi, vedete, entrano a bomba, poi là si devono fermare, io accelero e casco, cioè vedete, questa è la differenza. No, vabbè, però il concetto, a parte la caduta che è preferibile sempre evitarla, però in linea generale. A ridaglia lo stiamo a fare come prima, cazzo. A parte la caduta. Va bene. Che velocità va? Mo' lui fa la bella staccata, io qua faccio un po' più debole. Stavolta sono andato un po' troppo lungo perché fanculo sto figlio di mula che mi tampona. Vinales, che tra l'altro forse è il secondo in classifica. La fanno male la traiettoria, non sono sportiveggiante. Cioè in teoria non si fa così la dovana. Oh, vedi, cioè, ma a parte il fatto che noi siamo andati proprio all'esterno brutale. Oh, scusa. Però sta un po' settata male il fatto della loro traiettoria. Mamma mia, che cazzo stanno a fare? Non mi tamponate che vi spezzo le mani. Che voi non le sapete fare le curve, vedete? Ma questo perché mi sta a bloccare, vaffanculo, perché sennò l'era uscito in modo. No, cazzo, qua. Vabbè, comunque Vinales lo ripiamo. Cioè basta fare la curva a zacchete. Che ve lo dico. Comunque per. Porca puttana. Occhio, occhio, l'equilibrista, l'equilibrista, attenzione. Mamma mia, se la fate una battaglia. Passi tu, passo io, ripassa tu, no, vai tu, prego, prima del signore, no? Con calma, eccetera, eccetera. Tu proprio non la sai fare la curva. No, vabbè, ma per. Mi devo fare i cazzi miei, mi devo fare i cazzi miei. Qua sto, a parte che ogni volta che gufo succedono dei danni. Però questa curva proprio non. Ho delle difficoltà perché quando vado a rientrare. C'è il cordolo che rientra meno della mia. Della mia guida sportiveggiante, quindi mi ritrovo
sul cordolo, anche non volendo. Pure qua, no? Il problema è quando ci stanno gli altri, che mi... io per rientrare mi butto troppo all'interno, perché sennò dovrei fare così. Oddio, proprio così. Vabbè, evitiamo di dire spiegazioni, perché ogni volta che tento di dare la spiegazione di come si fa la curva la faccio in un modo totalmente diverso. Quindi adesso parliamo di altro, tipo cucina. Peperonata, non è che la peperonata è pesante, per questo che siamo andati a terra. Allora non parliamo, ci risentiamo a fine gara. Tanto siamo all'ultimo giro, quindi abbiamo solo tre flashback, stiamo continuando ad andare per cordoli. Ma se ti faccio pure il rettilineo in impennata? No, non impenna, vaffanculo. In Alex non fare il furbo, perché tanto lo sai che ti rivio, eh. Cazzo lo dia a fare. Freno il posteriore, zac. Vaffanculo, questo mi dà una spallata. Io prenderei a martellate sui denti. Spezzo le gengive, ti spezzo. Attenzione a questa curva fondamentale. Curva fondamentale. No, ma un attimo, dato quella spintarella che mi ha buttato fuori traiettoria, perché sennò... Mamma mia! Cazzarola qua, non sono riuscito a farlo sportiveggiante. Oddio! No, dai, cazzo, non possiamo... Vabbè, siamo stati estremamente sportiveggianti, però... Mamma mia! Con le nostre sfrizionate non ci frena nessuno. Occhio qua. No, no, vabbè, no, aspetta, aspetta. Guarda là, mi ha toccato col piede, ho fatto il piedino quando stavo staccando. Ma fregato. Figlio di troia. No, vabbè, non uso il flashback in questi modi così. Sti cazzi, abbiamo fatto secondi, vabbè. È stata comunque una guida abbastanza sportiveggiante, un po' troppo sportiveggiante, diciamo che senza la traiettoria abbiamo qualche in attesa di vedere i festeggiamenti, qualche difficoltà in alcune curve, perché poi il problema è quando ci stanno questi di lato, che non riesco bene ad impostare la curva, ma comunque diciamo che è andata abbastanza bene, dai. Non siamo riusciti a fare tre vittorie consecutive, ma ci accontentiamo anche di un secondo posto, perché è bello. E vabbè, comunque ragazzi, a questo punto noi ci salutiamo qui. Obiettivo di squadra, prima... Vaffanculo, mi ha tolto pure i punti, sto bastardo. Ma se voi come obiettivo avete solo primi, almeno secondi. Cioè, non è che sarei secondo, fai cagare. Grande giornata per lui, 20 no, punti importantissimi in ottica campionato. Come detto ragazzi, noi ci vediamo allora con il prossimo video. Questa volta è uscito forse un pochino più breve, ma perché giustamente... siamo sportiveggianti, quindi siamo noi che andiamo più veloci, non è che il video che è durato di meno. Vabbè dai ragazzi, ci vediamo con il prossimo appuntamento con MotoGP3, la nostra Moto3. Spero che il video vi sia piaciuto, come sempre commentate, mettete un bel mi piace, iscrivetevi anche alla pagina Facebook e noi ci vediamo con il prossimo video. Un saluto a tutti da quel tale Ale, spargete i video se volete.